Ciao ragazzi, benvenuti su Gastube Drums. Oggi sono in compagnia di questa batteria. Diciamo che è una batteria che non passa inosservata per il colore, che è un colore fighissimo. Allora, sono preso bene dal colore, come sapete io mi prendo bene dai colori, dalle finiture, diciamo, della batteria, ma faccio un passo indietro. Quindi, questa è una Mapex Mars Rock Shell, quindi una Mapex Mars che è una batteria diciamo di fascia medio economica ma abbastanza verso l'economico, che però ho capito guardandola, ho capito suonandola, che è una batteria di fascia economica che però in realtà si piazza a un livello molto più in alto, e oggi voglio spiegarvi il perché. In questo video vi spiegherò il perché. Alla fine di questo video mi direte: ah, come ho detto io quando l'ho vista e l'ho provata. Quindi, come vi dicevo, questa è pensata principalmente per il rock, poi in realtà può essere utilizzata per qualsiasi genere, poi dopo vi spiegherò il perché è pensata per il rock. Quindi non voglio rompervi troppo le scatole parlandovi eccetera, vi parlo dopo. Così vi parlo, ve la faccio sentire, vi dico un po' di cose. Quindi andiamo, vi suono un pezzo, mando la sigla, faccio qualche cosa e poi incomincio a parlarvi di questa batteria. Eccoci qua ragazzi, insieme alla nostra Mapex Mars Rock Shell, pensata principalmente per il genere rock. È stata creata per prima cosa con questa finitura pazzesca, ma ormai ho imparato che Mapex, le finiture di Mapex, le batterie di Mapex sono fighissime da vedere. Guardate questa cosa qua che è molto tinta legno, diciamo, e più che altro non è liscia, ma toccandola è proprio come se sentissimo il legno, quindi tutti i vari cose, bellissimo. A me piace un sacco sta roba. E come grandezza della batteria abbiamo una cosa che secondo me è di nuovo una figata, cioè a parte cassa da 22, timpano da 16 e rullante da 14, la cosa che mi piace molto sono gli spessori, non si dice gli spessori, le altezze dei tom, timpano, rullante eccetera, perché vabbè, cassa 22x18 più o meno solita, rullante 14x6,5, quindi un rullantone diciamo molto rock, timpano 16x14, quindi un pochettino più basso rispetto al solito, e i tom, che questa è una figata pazzesca ragazzi, è che i tom sono anche loro un filino più bassi, perché abbiamo 10x7, 12x8. Questa è una cosa che a me piace perché mi permette di mettere i tom come voglio, con la posizione e l'altezza che voglio. Quando io ho quei power tom che sono alti così, faccio fatica perché io suono abbastanza basso, diciamo normale, e mi ritrovo a suonare i tom qua. Con questi invece posso andarli a posizionare come voglio. Tutto quello che vi dico eccetera c'è scritto anche nell'articolo qui sotto, e ovviamente ci sono delle informazioni in più. Con la batteria voi avete i fusti, quindi rullante, i due tom, timpano, cassa, il reggi tom, le gambette per timpano ovviamente, e questo è come viene venduta la batteria. Voglio farvela ascoltare in due modi oggi. Il primo modo è farvela ascoltare senza, solo microfoni e basta, quindi senza niente, assolutamente compressione, equalizzazione, riverberi, niente. L'unica cosa, i microfoni che mi riprendono il riverbero fuori dalla mia stanza, e basta, per farvi vedere come suona nuda e cruda questa batteria, come cavolo suona questa batteria, che in realtà è una batteria economica, ma dal suono non sembra economica. Vi faccio sentire come suona e poi ve la farò sentire anche mixata, quindi EQ, compressione, per farvi capire come può arrivare a suonare questa batteria.
Come avete visto, già il suono della batteria e basta è veramente molto 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 interessante. Adesso vado a risuonarvi la stessa cosa di prima, ma ve la faccio ascoltare con un mix, quindi con riverbero, con equalizzazione e compressione, per farvi vedere quanto si può spingere con questa batteria e quanto può diventare, e lo è già, ma quanto può andare a pareggiarsi con una batteria professionale che magari costa molto di più, nel momento in cui andiamo a gestirla un pochettino, a mixarla un attimino. Sentiamo. Quindi, come avete sentito, questa batteria, raga, funziona e suona veramente, veramente molto bene. Al di là di essere bella, al di là di essere creata, fatta molto bene, devo dire, perché è veramente perfetta, tutto giusto, combaciano bene tutte le gli hardware, eccetera. Quindi, ottima fattura, diciamo così. Parlando di cassa, mi è piaciuta un sacco la cassa, perché è veramente un cannone. Cioè, sta cassa qua, trovo molta facilità a suonarla, sia per una questione di suono, sia per una questione di come, di risposta, proprio della cassa, di risposta della pelle. Credo sia proprio il modo in cui è fatta la cassa che fa sì che il mio pedale risponda benissimo. Cioè, proprio non faccio fatica anche quando devo andare in velocità, quindi veramente ottima. Rullante, anche qua mi piace, ovviamente è un rullante di fascia medio economica, diciamo così, però il fatto di essere alto, il fatto di essere comunque molto sensibile. Mi piace anche perché ha proprio quella sensibilità di Mapex, cioè Mapex con i rullanti ha una sensibilità strana, che è una roba bella in realtà, ma che sono sensibilissimi, si dice sensibilissimi, cioè la cordiera piglia dappertutto, in qualsiasi punto del rullante andiamo a suonare. Ovviamente ci sono alcuni armonici che magari potrebbero dar fastidio, ma sono giusto un filo, quindi al massimo si mette una gelatina, una mungel, qualcosa qui di fianco che le attenui un filo e siamo a posto. Tom e timpano, come vi ho detto, mi piacciono un sacco sia per il suono, sia la cosa che mi piace tanto, a parte il suono, è proprio il modo in cui riesco a posizionare questi tamburi qua. Quindi non posso che dire che questa batteria è una bomba pazzesca, e ve lo sto dicendo veramente, non sono riuscito a trovargli un qualcosa da dirvi: raga, mi piace tutto, ma questo non mi fa impazzire. Cioè, l'ho tirata fuori, ho detto finitura bomba, l'ho messa, l'ho accordata, la cassa tra l'altro era con le pelli completamente smontate, l'ho montata a caso, nel momento in cui ho detto l'accordo era già accordata, era questo suono qua. Quindi boh, ho accordato i tom, mi sono piaciuti. Il rullante, ovviamente, tra tutta la batteria, se devo dire, forse il rullante è quello che fa un filino più fatica, però alla fine, cioè, giudicate voi. Giudicate voi con la cordiera. Anche senza cordiera, ma con la cordiera è meglio. Ok, c'è un po' di... ci sono un po' di armonici, che però... così praticamente non ci sono già più, quindi basta veramente poco, una mungel e questa batteria, raga, è una bomba sta batteria, mi è piaciuta veramente tanto, mi è piaciuta veramente tanto, perché poi, vabbè, vi spiego dopo, andiamo di nuovo di là, vi saluto e vi spiego ancora due cose.
Quindi eccomi qua ragazzi, come vi ho detto prima, mi sposto di qua per salutarvi e per dire ancora grazie principalmente ad Adagio Italia per avermi mandato questa batteria in prova. E raga, che dire, questa è una batteria che, come vi ho detto, si posiziona ancora, diciamo, tra le economiche, tra le medie economiche, ma comunque è una batteria che costa molto 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 sotto i 1000 euro, e che però secondo me, come finitura, come hardware, come suono eccetera, si posiziona molto sopra quella cifra. Quindi devo dire che mi ha veramente stupito questa batteria. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se ha stupito anche voi, se quando l'avete vista avete detto cacchio che figata, se avete detto boh chissà com'è, se magari siete partiti dicendo secondo me suona male, poi invece era al contrario, o se siete partiti dicendo secondo me è una bomba e poi invece si è rivelata per voi un fiasco totale, non lo so, fatemi sapere un po' di cose qui sotto nei commenti. E io vi saluto qua e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!